palla direttamente in porta, attenzione, non trattiene Marenco, distrazione incredibile del portiere del Crema, strano, chiuso nella maglia ma riesce comunque per Pagano, e poi di nuovo Pagano per Ganci, Ganci tiro, gol! Un capolavoro di Ganci, Crema 1, Modena 0. Si merita il Crema veramente, che ha affrontato con serenità questi primi minuti di partita nonostante l'aggressività e l'agonismo da parte del Crema, e quindi attenzione però adesso Modena che in area con Messori, che poi però si trova là. E attenzione, riesce a fare il pallonetto e ci mette la mano Marenco e riesce a deviare in calcio d'angolo. E Ferrari per Guercio. Guercio vede arrivare Mattei, lo serve benissimo, bella azione da parte del Crema, Mattei si ferma, retrocede, va a cercare Radrezza, Radrezza mette il pallone, attenzione, addirittura cerca la conclusione in porta e impensierisce notevolmente Piras. Marcature, soprattutto a protezione di Radrezza, che deve guadagnare quei 2-3 metri preziosi che gli consentono poi di svolgere il ruolo di regista della squadra nero-bianca. Bravo Porcino di prima, la mette al centro, Ganci, attenzione, si libera, cerca la conclusione e non trova il momento, ma che numero di Porcino, ha ricevuto un pallone da lontanissimo, alto, e di primo l'ha messo al centro dell'area. Palla al centro area, Ferrari, oh, attenzione, la conclusione del Modena e il pareggio da parte di Sansovini. Fischia l'arbitro, palla direttamente in porta, anzi sul palo esterno, ottima conclusione. Vaganci, il tiro e la parata di Piras, va in rovesciata poi Pagano, mette ancora la palla al centro, attenzione Porcino la mette dentro, grande punizione veramente da parte di Ganci e si è dovuto superare il portiere del Modena. C'è Radrezza, lo vede e lo va a servire, avanza il Crema. Radrezza va subito a ridare la palla a Ferrari, Ferrari cerca la conclusione, la parata di Piras, esce Pagano, palla al piede, la mette sulla destra per Ferrari, è buona la posizione dell'attaccante del Crema, entra in area, il tiro e ne esce di pochissimo, grande conclusione anche questa volta di nuovo di Ferrari, fuori veramente di un soffio, finisce quindi 1-1, una partita che il Modena è venuto a giocare qui al Voltini per vincere, il Crema invece si è fatto valere, non solo è passato in vantaggio, poi dopo il Modena ha recuperato, ma poi nel secondo tempo sul nostro taccuino le tre occasioni che ci sono state tutte appannaggio del Crema, una gran punizione di Ganci al 16° e doppia occasione per Ferrari al 43° e 44°, quindi un Crema che sicuramente non solo ha fatto bene, ma anzi se a una delle due squadre il pareggio sta stretto, questa è sicuramente la squadra padrone di casa.